Sì, il commissario Valenti ha lasciato pochi minuti fa l'hotspot di Lampedusa. È la prima visita ufficiale del prefetto dalla nomina. È arrivata intorno alle 9 qui a Lampedusa. Ha incontrato le autorità, il questore, il prefetto e il sindaco Filippo Mannino. Poi, incontrando i giornalisti a margine dell'incontro, ha detto che le priorità sono quelle di velocizzare i trasferimenti da Lampedusa mettendo più navi e migliorare le condizioni dell'hotspot, dove lavoreranno anche UNHCR e Croce Rossa. Al momento all'interno della struttura ci sono circa 500 persone, ma ci sono anche sbarchi. Stamattina sono arrivate 40 persone su un barchino. Ma sentiamo le parole del neocommissario, poi la linea può tornare allo studio. La presenza qui insieme a Croce Rossa e a UNHCR sta a significare la volontà di dare una svolta, di un cambio di passo a quella che è stata finora la gestione degli sbarchi e dell'hotspot di Lampedusa. L'intendimento dell'amministrazione, del Ministero e del commissario è quello di implementare sensibilmente i trasferimenti verso la terraferma. Per questo ieri sono stato al Ministero delle Infrastrutture per collaborare con loro alla ricerca di navi aggiuntive che rispondono a questa esigenza, cioè alleggerire rapidamente e immediatamente l'isola di Lampedusa in occasione di questi ravvicinati e consistenti sbarchi. Il secondo obiettivo è quello della gestione dell'hotspot di Lampedusa, che insieme appunto diciamo, all'UNHCR e soprattutto ecco, anche a Croce Rossa, che assumerà presto la gestione del centro, vogliamo dare qualità, vogliamo dare risposte soprattutto ai migranti che sono ospitati, vogliamo dare una immagine di questo paese che sia dignitosa, perché quel centro è la porta dell'Europa.